Il Consiglio regionale ha scelto di celebrare la giornata internazionale per le persone con disabilità in questo luogo simbolo. Ecco, cosa significa per voi? Ma per noi intanto è motivo di orgoglio e soddisfazione per questa scelta. Credo che si possa sottolineare che noi durante questo anno abbiamo avuto la possibilità di inaugurare il Centro Nazionale alla presenza del Presidente della Repubblica. Quindi è un anno intenso di grande lavoro a sostegno delle persone sordocieche, delle persone con pluriminorazioni sensoriali e naturalmente delle loro famiglie. È una celebrazione che si ripete annualmente, per noi questa celebrazione di fatto dura 365 giorni, nel senso che le persone che fanno riferimento alla Lega del Filo d'Oro veramente hanno assoluto bisogno di essere sostenute, aiutate per tutto l'anno. Quindi confidiamo che queste celebrazioni possano anche produrre risposte concrete per i grandi bisogni del settore, per tutti quanti vivono la condizione della disabilità, soprattutto della grave disabilità. Mi sento.